adolescenti interrotti fra pandemia e paura di crescere. Sono aumentate nel periodo dell'isolamento i casi di depressione e le dipendenze tra i ragazzi. Fra i primi a segnalare l'emergenza è il professor Stefano Vicari. Professore, buongiorno. Stefano Vicari, buongiorno. È responsabile di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza dell'ospedale Bambino Gesù di Roma. Professore, a che punto siamo oggi? Ma guardi, oggi ancora viviamo nell'emergenza, cioè la condizione che lei ricordava, che si è accompagnata un po' alla pandemia, continua, non accenna a diminuire. Qual è questa condizione? Bene, vede, l'emergenza psichiatrica, possiamo dire così, i problemi psichiatrici dell'età evolutiva, cioè del bambino, dell'adolescente, sono antichi, non sono nati con il Covid. Purtroppo c'è una scarsa attenzione rispetto a questi problemi e pochi sanno che il 10% dei bambini e il 20% degli adolescenti ha un disturbo mentale. Questo ce lo ricorda anche l'UNICEF in un recente documento. Quello che è successo con la pandemia e che questi numeri sono quasi raddoppiati, nel senso che l'impatto che lo stare chiusi in casa, lo stress soprattutto che i ragazzi hanno vissuto in maniera continuativa e l'assenza anche di relazioni positive, nel senso la possibilità di frequentarsi quotidianamente, ha amplificato lì nelle condizioni di maggiore vulnerabilità, cioè ragazzi che già presentavano qualche minima difficoltà, sono comparsi una serie di problemi. E come faceva riferimento lei, questi sono soprattutto l'ansia e la depressione. La depressione poi in particolare richiama l'attenzione, soprattutto per chi vive in un pronto soccorso, perché è alla base di molti atti di autolesionismo, cioè di ragazzi che si fanno del male volontariamente, non necessariamente a scopo suicidario, ma anche l'aumento dei tentativi di suicidio che sono stati particolarmente sensibili in questo periodo pandemico. Professore, proprio a questo proposito era la mia prossima domanda: cosa esprime l'autolesionismo in questa fase della vita? Guardi, anche qui l'autolesionismo è un fenomeno già presente prima della pandemia e ha alla base, ha sempre un significato, ma il significato può cambiare da ragazzo a ragazzo. In alcuni casi è il segno impulsivo di un malessere, la manifestazione impulsiva, cioè di perdita di controllo da parte dei ragazzi, spesso però è un modo per lenire una sofferenza mentale, una sofferenza psicologica, un dolore mentale. Molti ragazzi ci dicono che nel momento in cui si tagliano e vedono uscire il sangue è come se con quel sangue uscisse la loro angoscia, se si sentissero più liberi e meno appunto stretti da una morsa esistenziale che li addolora costantemente. Ma a volte i ragazzi non sanno qual è la conseguenza delle loro azioni, perché magari si fanno male ma non sanno che questo può portare poi a qualcosa di più grave. Questa è una caratteristica degli adolescenti, no? Noi, chiunque ha avuto figli adolescenti per casa lo sa benissimo, cioè i ragazzi vivono molto sull'impulsività, e un'altra caratteristica proprio legata alla maturazione che il sistema nervoso centrale, che il cervello subisce in quegli anni, non sanno sempre valutare le conseguenze delle loro azioni. Vivono appunto soprattutto di impulsività. Però quello che colpisce forse oggi più di 10-15 anni fa è che i ragazzi spesso si ritrovano soli a vivere questo tipo di realtà, di dimensione di sofferenza, diciamo così. I genitori, non per loro responsabilità spesso, a volte sì, ma insomma spesso sono presi dal lavoro, da ritmi particolarmente frenetici, e la scuola non riesce più a svolgere un'azione educativa. La scuola è sempre più vissuta come una dispensatrice di competenze, diciamo così, come dire, per dire in maniera un po' più semplice, insomma, la fabbrica di futuro, dei disoccupati di domani, e ci si preoccupa molto poco, non sempre, anche qui ovviamente ci sono differenze, andrebbero valorizzate, generalizzare è sempre pericoloso, però ci si preoccupa poco del cammino di crescita dei ragazzi e dell'importanza che la scuola, l'azione educatrice che la scuola può svolgere appunto nei confronti dei minori. Come curate questi ragazzi? Ecco, anche questa è una bella domanda, ovviamente. Vede, io parlo sempre di disturbi mentali.
ovviamente ne parlo perché questa è la terminologia corretta, e che vuol dire che ci sono molti disturbi mentali, no? Alcuni li abbiamo già citati, l'ansia, la depressione, l'autismo piuttosto che l'esordio psicotico, i disturbi del comportamento e così via. Sono moltissimi disturbi mentali. È ovvio che ognuno di questi disturbi ha un golden standard, cioè un trattamento ideale, il trattamento migliore che noi ricaviamo dai dati di letteratura, cioè quello che la scienza ci suggerisce di fare. Quindi, ad esempio, per i disturbi d'ansia o per la depressione, nelle forme lievi, la psicoterapia è sicuramente uno strumento utilissimo. Nelle forme più gravi, dove c'è addirittura un serio pericolo di incolumità per i ragazzi, a volte è necessario intervenire anche farmacologicamente. E questo non deve spaventare, perché vede, le malattie mentali sono malattie come tutte le altre, cioè hanno un forte substrato biologico che interagisce poi con i fattori ambientali, un po' come, no, l'influenza o se vuole l'infarto. Noi abbiamo una condizione di rischio a prescindere, poi il nostro stile di vita, una vita sedentaria, un'alimentazione sbagliata e così via, un fumo di sigaretta eccessivo può aumentare il rischio per l'infarto. Così per le malattie mentali, noi nasciamo con un rischio biologico per le malattie mentali, ma poi il contesto ambientale, soprattutto il contesto familiare, cioè dove i ragazzi crescono e maturano anche, come dire, le proprie emozioni, e la scuola, cioè il mondo delle relazioni con i coetanei, diventano dei modulatori molto importanti per questo rischio biologico. Quindi la cura deve essere pensata ragazzo per ragazzo, situazione per situazione, disturbo per disturbo. Lei ha affrontato il tema dello stigma, che è un grandissimo tema, perché sono malattie delle quali ci si vergogna ancora, e questo comunque è grave. E dunque non solo si sta male, ma magari lo si deve nascondere. La famiglia comunque è importante, lei diceva, e come viene coinvolta nel percorso di cura? Sì, la famiglia è fondamentale. Ogni percorso di cura con un adolescente coinvolge necessariamente anche i genitori e comunque il contesto familiare. Questo non tanto perché la famiglia sia la causa del disturbo, ma perché la famiglia può essere uno strumento utilissimo per far star meglio i ragazzi. Guardi, per alcuni disturbi, come ad esempio i disturbi del comportamento in adolescenza, ci sono molti dati che documentano come la cura più adatta, più efficace, è il parent training, cioè aiutare i genitori a svolgere la loro azione educativa. E quello che diceva lei sullo stigma è molto importante, perché i genitori spesso si sentono responsabili del disturbo dei propri figli. Questo intanto non sempre è vero, anzi raramente è vero, per quanto i genitori possono ostacolare una crescita serena dei ragazzi, ma raramente da soli riescono a determinare un disturbo dei ragazzi. E forse questo è uno dei motivi per cui si parla poco di psichiatria del bambino e dell'adolescente. Se io ho una figlia anoressica, il primo pensiero che mi viene in mente è che sono stato un cattivo padre. Se ho un figlio diabetico, difficilmente mi viene il pensiero sono stato un cattivo padre, o, come dire, ho fatto mangiare male mio figlio, ad esempio. Ecco, i genitori devono sapere che loro non sono i responsabili ultimi del disturbo dei loro figli, ma possono essere uno strumento fondamentale per la guarigione, perché questa è l'altra buona notizia, cioè che dai disturbi mentali in genere si guarisce. Ma bisogna affrontarli in tempo e con gli strumenti opportuni, non far finta di niente. Ecco, far finta di niente e non chiedere aiuto è la cosa peggiore che si può fare. Professore, abbiamo un lettore, Alberto da Genova, che ci chiede: mia figlia è molto silenziosa, quali sono i segnali di allarme di una sofferenza in un adolescente? Ecco, questa è un'altra bella domanda, quindi ringrazio l'ascoltatore. Guardi, i segni che devono preoccupare sono i cambiamenti. Quando, del resto è un po' l'esperienza di tutti noi, no? Un'amica depressa, ce ne siamo accorti perché all'improvviso non è uscita più, non rispondeva ai nostri messaggi, cominciata a essere triste tutto il giorno. Allora, un ragazzo che ad esempio, o una ragazza, che frequentava regolarmente la scuola, magari anche con dei buoni risultati, faceva attività sportiva, aveva amicizie, usciva al giusto e così via, che improvvisamente tende a stare chiusa dentro casa, non voler vedere più nessuno, che passa molto del tempo a letto e che perde gli interessi che prima le davano piacere e soddisfazione, ma ancora
ragazzi che cominciano a dormire male e a mangiare male. Le funzioni biologiche sono aspetti molto importanti da monitorare. Ragazzi che non dormono più la notte, che si addormentano molto tardi, che tendono a dormire durante il giorno, che sovvertono in qualche modo i ritmi normali della vita precedente e che mangiano poco, spesso, tanto, spesso, in modo incontrollato e irregolare. Questi sono tutti campanelle allarme che devono destare qualche preoccupazione. Ovviamente parliamo di campanelle allarme quando questi comportamenti perdurano nel tempo, cioè non, ogni adolescente passa un giorno o qualche giorno in cui è più irritabile, non ha voglia di far niente e così via. Ma quando questa situazione perdura per settimane o addirittura per mesi, ovviamente deve destare la preoccupazione dei genitori. Professore, chi ha un figlio che non sta bene, però sa anche che gli adolescenti hanno bisogno di autonomia, è un po' difficile aiutarli in questa situazione. Lei poi su questi temi ha scritto un libro, Gli adolescenti e il Covid-19, che è appena uscito, molto interessante, proprio per aiutare le famiglie. Guardi, noi quando abbiamo dei figli, io parlo da padre anche, insomma, io ho quattro figli, ma quando i nostri figli diventano adolescenti, poi i giochi sono fatti, nel senso che noi raccogliamo quello che è stato il nostro stile relazionale che abbiamo avuto con loro negli anni precedenti, fino a quando erano bambini. Quindi se noi saremmo stati in grado, quando i bambini, quando i ragazzi erano bambini, di tenere aperta una porta del dialogo, che non vuol dire parlare, 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 ma soprattutto saper ascoltare, ascoltare, ascoltare. Io tremo quando un genitore entra nel mio studio e mi dice: sai, io sono il migliore amico di mio figlio, ci parlo tanto. Ecco, questo secondo me non è un buon costume. Noi non siamo gli amici dei nostri figli, noi siamo i genitori, cioè siamo gli adulti di riferimento. E quindi dobbiamo essere in grado, intanto, di garantire una presenza, di esserci. Non è vero che è la qualità del tempo soltanto che è importante, è anche importante la quantità del tempo, perché la quantità del tempo mi consente di non dire costantemente quello che devi fare, metti a posto, metti in ordine, hai fatto i compiti e quant'altro. Quando ho poco tempo divento necessariamente direttivo. Quando ho molto tempo posso godermi anche il fatto di stare in silenzio sul divano, uno a leggere un libro, uno a fare un'altra cosa. Esserci è una garanzia comunque che rassicura i ragazzi fin da quando sono bambini. E poi lasciare la porta aperta vuol dire con me puoi parlare di tutto, anche qui non tanto dicendolo e programmandolo, ma poi facendolo con i fatti. Per cui se mio figlio viene e mi dice mi sono fatto una canna, non mi viene l'attacco epilettico, ma provo a capire quello che è successo. No, l'atteggiamento giudicante è l'atteggiamento più pericoloso, perché crea ostacoli e crea silenzio. Ecco, se noi avremo costruito un rapporto con i nostri figli tale da mantenere una stima reciproca pur nel rispetto dei ruoli di ciascuno, allora quando saranno adolescenti sarà più facile che ci chiederanno aiuto, sapendo che alcune stupidaggini gli adolescenti le devono fare, cioè che alcune, chi è che non l'ha fatta di noi quando è stato un quindicenne, un quattordicenne? Io ne ho fatte parecchie. Ecco, però la possibilità di avere vicino degli adulti non giudicanti ma attenti, e anche, dico una cosa forse spiacevole da dire, controllanti, cioè comunque io guardo quello che fai e devo essere informato. Ma le sembra possibile, ad esempio, noi vediamo molti ragazzi 14, 15 anni che si tagliano da 2-3 anni che i genitori non se ne sono mai accorti, perché non spogliano i ragazzi, perché non li vedono mentre fanno un bagno, una doccia. Ora, nel rispetto della privacy, però insomma noi abbiamo una responsabilità. Ragazzini anoressiche che hanno perso 10-15 kg, quei genitori se ne accorgono quasi per caso, no? E non se ne accorgono nei mesi che precede tutto questo. Ancora una volta, non è per dare la croce ai genitori, per renderli responsabili, ma per chiedere aiuto, perché loro possono essere uno strumento, come dicevo prima, molto utile sia per accorgersi dei primi segnali, ma anche per contribuire alla guarigione dei propri figli. Perfetto, grazie professore, grazie per i suoi preziosi consigli. Arrivederci, grazie. Grazie a lei, buona giornata.